Ciao a tutti, quest'oggi vedremo alcune invenzioni davvero velocissime, che probabilmente non conoscete. Comunque, se vi servono dei prodotti per la casa, dei giochi o dei gadget tecnologici, ovviamente a prezzi super scontati, vi consiglio di cliccare il link in descrizione. Inoltre fatemi sapere nei commenti se volete che vi recensisca alcuni fra questi prodotti. Detto ciò, possiamo iniziare. Arrivano tutti dalla Cina i possibili competitor per Tesla, e uno di questi è Next EV. Non sono ancora chiari i progetti a lungo termine, ma per il momento il settore scelto per farsi conoscere è quello delle auto di lusso e le super sportive. Comunque EP9 è in assoluto l'auto elettrica più veloce al mondo, che può sviluppare una potenza massima di 1360 cavalli. Ciò gli permette di andare da 0 a 100 in soli 2,7 secondi. La cosa che colpisce di più però è il suo design, infatti sia gli interni che gli esterni hanno un tocco futuristico che ad alcuni può piacere e ad altri forse un po' meno. Pensate che quest'auto è in grado di guidare da sola e raggiunge una velocità massima di 313 km/h. Oltre 144 km all'ora, e questa è l'incredibile velocità massima raggiunta da ETA, un prototipo di bicicletta che vedremo in futuro. Come ho già detto, ETA ha toccato 144 km/h sulla pista di Battle Mountain. Grazie al design aerodinamico e ad un attento sistema di trasmissione dell'energia umana, questo mezzo solamente con la spinta dei pedali può mantenere una velocità di 90 km/h, quindi un risultato tecnicamente eccezionale. L'efficienza di questo veicolo sembra addirittura impossibile, ma la tecnologia ormai sta superando qualunque barriera, quindi la bicicletta che vedete tra un paio d'anni sarà in commercio e potremo usarla anche noi. Sicuramente ci saranno delle limitazioni, ma questo lo scopriremo più avanti. Se pensavate che i camion fossero dei mezzi adibiti solamente al trasporto di materiali, forse dovreste ricredervi. Infatti ci sono anche dei camion realizzati per sfrecciare in pista. Quello che vedete in particolare è il più veloce in assoluto. Pensate che durante i test, quest'ultimo ha raggiunto una velocità massima di ben 276 km/h. Inoltre per passare da 0 a 100 servono solamente 4,6 secondi. È incredibile. In effetti, considerate le dimensioni, questo mezzo non scherza proprio. Comunque possiede 2400 cavalli di potenza e una coppia di 6000 Nm. Il Citation X-Plus è considerato l'aereo civile più veloce al mondo. Questo elegante jet, destinato soprattutto per gli uomini d'affari, continua a sorprendere con le sue prestazioni incredibili. Infatti può raggiungere una velocità di 1050 km/h, che vi assicuro non è per niente poco. Ma oltre ad essere veloce, è anche molto lussuoso e molto comodo. Per quanto riguarda la sua categoria, è sicuramente imbattibile. Se vi state chiedendo qual è il suo costo, beh, sappiate che siamo attorno ai 23 milioni di dollari. Quella delle auto più veloci al mondo è una sfida aperta, che si fa sempre più agguerrita anno dopo anno. Se pensavate che la Bugatti fosse in cima alla lista, sappiate che non lo è più, perché è stata rimpiazzata dalla Ghera RS, l'auto di serie più veloce al mondo. L'hypercar svedese ha scatenato la sua potenza sulla Route 160 del Nevada, battendo ufficialmente ben 5 record mondiali. Pensate che ha fatto da 0 a 400 e poi di nuovo a 0 in soli 33 secondi. Inoltre ha registrato il record di velocità massima per una auto di produzione, ben 457 km/h. Comunque, per chi volesse acquistarla, bisogna tener conto che il suo prezzo non è proprio economico, infatti costa circa 1.800.000 euro.